Gentili utenti di Assist Sportivo, ben ritrovati per questo appuntamento davvero speciale. Oggi, 22 giugno 2013, sarà una giornata sicuramente storica ed indimenticabile per l'Oratorio Salesiano Don Bosco e per la PGS Don Bosco, organizzatori dell'evento tra sport e fede, nell'anno del 50° della presenza salesiana qui sul territorio a Cerignola. Ospite d'eccezione Nicola Allegrottaglia, difensore in forza al Catania, ex Juve e Milan su tutte, che incontreremo e intervisteremo per far luce sulla sua scelta, la scelta di un campione dello sport che ha fatto di Gesù il suo amico, che gli ha cambiato la vita. Buongiorno amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui dopo 17 anni che la PGS si trova ad ospitare Kolivanov e Di Bari per una giornata storica, e noi di Assist Sportivo riprenderemo tale giornata con un ospite di eccezione, Nicola Allegrottaglia, e siamo qui in compagnia con il presidente della PGS, Paolo Trallo, che ci spiegherà come andrà questa giornata. La PGS, Polisportiva Giovanile Salesiana, è un'associazione che promuove lo sport e ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono all'interno del nostro oratorio, perché il nostro oratorio è un luogo privilegiato, ricco di valori, dove il binomio fede e sport si coniuga. Ecco appunto Presidente, lei ha accennato giustamente a questo binomio sport e fede. Ricordiamo che Allegrottaglia ha avuto una vita abbastanza lussuosa, poi ha riscoperto Gesù e quindi si sta avvicinando sempre di più e sta portando questo binomio sport e fede nel mondo del calcio. Ecco, lei che cosa ne pensa al riguardo? Sì, diciamo che il messaggio che porta Nicola Allegrottaglia è lo stesso che noi cerchiamo di diffondere con i nostri ragazzi, perché prima di essere un'associazione sportiva siamo un'associazione cristiana che si preoccupa della formazione totale del ragazzo. Siamo arrivati alla terza domanda, caro Presidente, e come ospite d'onore mi viene da chiederle, siccome Nicola Allegrottaglia porta il binomio sport e fede, un binomio vincente adottato anche nella vostra associazione. Abbiamo scelto Nicola Allegrottaglia per questa testimonianza sport e fede, perché sono quei principi che noi pratichiamo nella nostra associazione. Ed avere questa testimonianza, una testimonianza di un giocatore professionista che ha indossato maglie delle squadre più importanti come Juve, Milan, e che ha indossato anche la maglia della nazionale, per i nostri ragazzi è un qualcosa di molto importante. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che attraverso le parole di Nicola Allegrottaglia spero che raggiungano il cuore dei nostri ragazzi per avvicinarsi sempre di più alla fede. Allora, per chiudere, cari amici di Assist Sportivo, in questa giornata speciale che noi riprenderemo la conferenza stampa di Nicola Allegrottaglia e soprattutto riprenderemo il calcio d'inizio che verrà alla partita amichevole tra vecchie glorie della PGS e anche nuove, faremo una domanda al nostro presidente, che ci racconterà le stagioni giovanili della PGS, quali sono le categorie che segue nel calcio e soprattutto quali sono stati un bilancio stagionale delle squadre che hanno completato il campionato agonistico. Sì, la PGS, ecco, come dicevo prima, si preoccupa di seguire i ragazzi nella loro crescita. Abbiamo la fortuna quest'anno di aver partecipato a campionati giovanissimi federali per le categorie giovanissimi, esordienti e propaganda, ottenendo anche degli ottimi risultati. Abbiamo partecipato anche a tornei organizzati dal Centro Sportivo Italiano e tutti i componenti dell'associazione svolgono il loro servizio nella totale gratuità, offrendo tempo e risorse per il bene dei ragazzi.
negli anni, soprattutto nei primi anni, hai messo un po' da parte la promessa che avevi fatto a Gesù, che era quello appunto di ricambiare il favore, se possiamo dire così. E quindi hai fatto insomma un'escalation che ti ha portato fino ad arrivare alle più grandi società italiane e anche mondiali, internazionali. E qui è arrivata la tua svolta. Io ti faccio un nome e tu mi devi spiegare, ci devi spiegare che cosa ha rappresentato questa persona per te. Ed è Guzman, un tuo collega con cui hai militato nel Siena Calcio. Ci spieghi questo passaggio, questo punto di svolta, quando finalmente hai deciso di ricambiare il favore che Gesù ti aveva fatto, ecco, se possiamo dire così. Beh, innanzitutto parte dall'inizio, è una cosa che purtroppo succede a tanti, quello di fare delle promesse. E che noi come uomini, come esseri umani, tendiamo a non mantenere le promesse, questa è la verità. Una volta diamo la nostra parola, diciamo qualcosa, ma poi spesso veniamo meno, perché non siamo perfetti. La grande differenza che io posso testimoniare è che quando Dio dice una cosa, quella accade sempre, e Dio non viene mai meno alle sue promesse. Noi possiamo venire meno, e questo è successo nella mia vita. Io dentro di me sapevo che di aver fatto quella promessa e di aver chiesto a Dio delle cose, e dopo avrei dovuto mantenere la mia parola. Mentre io andavo, quindi che succede nella vita delle persone? Che mentre camminano, mentre fanno il loro percorso, il diavolo è furbo, cioè il diavolo è quell'essere spregevole che cercherà di distruggere la nostra vita, cercherà di metterci in difficoltà, cercherà di rubarci quello che Dio invece vuole darci. Dio ha preparato la nostra vita, ha disegnato la nostra vita e il nostro futuro in maniera gloriosa, dice la Bibbia, in maniera speciale. Quindi il progetto di Dio è quello, no? Ma c'è qualcun altro che vuole rubartelo a tutti i costi e cerca i punti deboli per farti cadere. Ma la cosa bella è che lui non è che arriva col bastone, con le corna, cioè, perché sarebbe troppo facile dire questo è il diavolo, questo è lui, quello che mi vuol far cascare. Invece lui si presenta con cose molto piacevoli, cioè un po' come oggi, quello che la gioventù di oggi vive. Faccio un esempio, posso parlare del successo materiale, quindi i soldi. È molto facile cadere quando qualcuno ti offre dei soldi, quando qualcuno ti offre tanti soldi, sei lì preso, sei combattuto, magari distratto anche dai reali valori. I soldi, vogliamo parlare del sesso, un'altra cosa molto piacevole di cui il diavolo si serve per distruggere la vita di giovani. Di giovani, perché oggi il sesso già all'età di 12-13 anni comincia a fare disastri. Quindi bisogna spiegare bene ai giovani cos'è il sesso e non lasciarli nel dubbio, non lasciarli nell'ignoranza, ma spiegargli bene quali sono le conseguenze di usare il sesso in maniera impropria, cioè di usare qualsiasi cosa in maniera non corretta, non equilibrata e non nei tempi giusti. E così lui si è presentato nella mia vita. Lui si è presentato con i soldi, con lo successo, con la fama, con il sesso, con le donne, con le macchine, con il fatto di dover diventare sempre qualcuno a tutti i costi, e quindi la fama di successo, la fama di potere, che purtroppo è la rovina degli esseri umani. E allora questo mi ha completamente allontanato da quello che era la promessa che avevo fatto a Dio. Ma la cosa bella è che poi Dio si ricorda, e Dio è così buono, è così amorevole, che al di là dei nostri errori, al di là di quello che noi non facciamo, Lui continua, ininterrottamente, continua ogni giorno a cercarci. Cioè continua a fare il possibile per far sì che noi rientriamo nei binari giusti, e a volte lo fa con determinate circostanze. Ci sono le persone che per esempio hanno avuto delle circostanze nella vita e si sono chiesti come mai mi è successo questo,
come mai questo segno, come mai quella persona nella mia vita, come mai 3 anni fa qualcuno mi parlò di Gesù. Allora c'è una persona che ascoltano e aprono il cuore e prendono questa occasione, altre persone che purtroppo, presi dai loro impegni sulla vita, dalle loro cose, fanno finta di niente e quindi è come se perdono l'occasione di prendere quel treno che passa nella vita. E a me ne erano passati di tanti di treni fino all'età di 28 anni. E Dio, ma è così misericordioso, perché parlo di Dio? Perché parlo di Gesù? Perché io ho sperimentato che Gesù è una persona meravigliosa, che non ti sta a giudicare, non ti condanna mai. Gesù è una persona che ti ama così come sei, al di là di quello che tu hai fatto, al di là di quello che tu stai facendo. Gesù viene e ti dice: non ti preoccupare, io ho la soluzione per te, perché voglio che tu viva una vita abbondante, felice, di come io l'ho già programmata per te. Allora, questo ha cambiato la mia vita, perché nel momento in cui io ho incontrato una persona che in quel momento non è che lui era diverso dagli altri che prima mi avevano parlato di Gesù, ma molto probabilmente io dentro di me stavo già riflettendo su certe cose, quindi era una riflessione interiore che mi stava portando a comprendere meglio certe cose. E proprio in quel caso, quando io una sera sono arrivato a casa mia dopo una serata in discoteca, sono arrivato davanti al letto, mi sono inginocchiato, io sentivo un vuoto pazzesco dentro di me, sentivo veramente qualcosa e dicevo: ma perché mi sento così? Eppure ho tutto, gioco nella Juve, gioco in nazionale, ho un contratto milionario, ho questo, ho quel, posso avere tutto. Ero anche un po' carino, quindi qualcuno mi... qualche ragazza... Hai detto ieri, Nicola, sì, le ragazze sì, che sono presenti non credo... Sto diventando vecchio, adesso sto facendo vecchio. Ero un po' carino. Allora, avevo tutto. E mi dicevo: ma perché mi manca qualcosa a questo puzzle bello, apparentemente bello? Ma perché manca qualcosa? Perché non mi sento mai appagato? Devo sempre cercare qualcosa di più per sentirmi appagato. Perché? E quel perché... ho capito che mentre ero lì disteso nel letto ho cominciato a chiedere perdono a Dio, a chiedere perdono di tutte le cose che avevo fatto e di essermi allontanato da Lui, e in quel momento ho sentito una presenza dentro di me dove io cominciavo a piangere, come se il perdono fosse entrato nella mia vita, è come se nel momento in cui mi sono alzato mi sono sentito perdonato. Ecco, che bello, non so se qualcuno ha sperimentato mai il perdono. E quando non sei perdonato nella tua vita, ti senti sempre con questa cosa addosso, con questa angoscia addosso, dici: ma perché non mi perdona quella persona? Perché mio marito non mi perdona? Perché mia figlia non mi perdona? E tu vivi con quel senso lì. Ma quando arriva il perdono da parte di quella persona, tu senti una liberazione dentro di te. È come se ti liberi di qualcosa. E così è successo tra me e Dio in quell'istante, nella mia cameretta, e lì è nato tutto. Poi Thomas è arrivato dopo 6 mesi, pensate, cambio squadra, Thomas arriva, io guardo questa persona, vedo i suoi occhi, vedo occhi completamente meravigliosi, dicevo: io, ma perché lui ha quegli occhi e io ancora non ce li ho? Perché? E allora i suoi occhi mi hanno attratto, io ho visto la sua vita, ho visto come lui parlava di cristianesimo, ma poi agiva anche da cristiano, perché poi è più facile dire di essere cristiani, ma poi la cosa più difficile è quella di metterla in pratica. E però cos'è che conquista le persone? Prima la pratica che poi la bocca. E quindi ho visto che ho capito che essere credenti credibili è la cosa migliore per poter portare frutto nella propria vita. Quindi non basta dire di essere cristiani, ma poi bisogna anche agire, bisogna anche fare i fatti. Anche se c'è un percorso da fare, ci mancherebbe, mica da un giorno all'altro mi sono cambiato. Sono 8 anni di percorso e ancora sto cambiando. E continuo a vedere la grazia di Dio nella mia vita, il suo favore immeritato. Quindi da lì è nata questa amicizia. Io sono andato da questa persona, parlavo, facevo delle domande, gli chiedevo che significa leggere la Bibbia, perché leggevo la storia di questo nella Bibbia, la storia di quello, Gesù, e lui mi ha spiegato alcune cose che poi mi hanno aiutato a comprendere
la storia di Gesù, chi era Gesù, questo, chi era Dio, e questo poi mi ha aperto il cuore, mi sono innamorato di Gesù, e Gesù è stata la persona, ed è la persona che io amo più di ogni cosa. Allora Nicola, è stato un incontro importante quello con i ragazzi dell'oratorio, hai portato loro il tuo esempio. Come è cambiata la tua vita quando è arrivata la tua conversione? È cambiata, l'ho spiegato prima, quindi in maniera molto ampia, adesso in maniera molto ristretta, è che è cambiata perché qualcuno l'ha cambiata, come quando succede quando incontri qualcuno in maniera positiva che ti cambia la vita. Per me è stato Gesù, quindi è stato un incontro che poi è diventato un'amicizia e quindi una relazione molto intima. Quanto è difficile in un mondo come quello del calcio di oggi riuscire a combinare sport e fede? No, io non trovo niente difficile. Ogni ambiente può essere assolutamente attaccato a Gesù e alla fede. Dipende dal cuore, dipende da quanto uno lo vuole, altrimenti non c'è altre spiegazioni. Ti senti in un certo senso un esempio per i tuoi colleghi? No, io non voglio essere un esempio, io voglio essere me stesso e far vedere agli altri quello che Gesù fa nella mia vita. A volte ci riesco, a volte cado, ma poi Gesù mi riprende, ma io voglio parlare solo del favore di Dio nella mia vita, non di quello che sono capace io di fare. Per chiudere, il messaggio di Nicola Legrottaglia a tutti quei ragazzini che aspirano un giorno a diventare calciatori professionisti. Seguite innanzitutto, prima di diventare calciatori e pensare a diventare quello che è anche buono pensarlo, ma prima essere uomini, prima essere, formarsi e conoscere la verità della propria esistenza, altrimenti si rischia di arrivare a essere qualcuno ma che poi non hai niente, non hai raggiunto quasi niente dentro. Quindi prima di arrivare al successo materiale arrivi al successo interiore, che è quello di conoscere Gesù. Grazie Nicola. Prego. Una giornata sicuramente storica questa per l'oratorio e per la PGS, che adesso terminerà con la partita qui al Cianci tra le vecchie glorie della PGS. Ringraziamo Nicola Legrottaglia per la sua testimonianza, con la quale comunque ha dimostrato di essere un vero campione dello sport sia fuori che dentro dal campo. Per Assist Sportivo, Fabio Trallo. Ciao! Ciao! Ciao!